Ciao, sono Alessandro Giuliani, nato 31 ottobre 1983, professione punta, così dicono, centravanti, quasi sempre fatto questo ruolo, dai, quindi ormai me lo sento mio, anche se ho iniziato ben più dietro, quindi ho iniziato come terzino, però professione centravanti, diciamo così. Squadra d'appartenenza Connex Calcio, ormai da un po' di anni, dal 2006. E dopo gli anni con Ex Calcio è nel giro Gala Sport. Da bambino ero molto grezzo, ho iniziato a fare il terzino, forse perché era il ruolo dove non sapevano chi era grezzo, magari appunto partiva terzino, quindi ho iniziato lì, ho preso tante bastonate, tante botte, tante panchine, poi per caso un giorno una partita all'età forse boh, di 15 anni se non vado errato. Per caso mi sono trovato là davanti, era andata bene, numericamente parlando, quindi finita con 2 gol fatti da me. Da allora ho sempre giocato punta, poi sono cresciuto anche fisicamente, sono alto 1,83, quindi dopo i 17 anni anche il fisico mi ha aiutato e quindi la mia crescita è dovuta anche a quello. Il rapporto con la famiglia è ottimo, mi hanno sempre supportato qualsiasi cosa abbia voluto fare, soprattutto c'è cioè anche l'aspetto sportivo, quindi ero molto seguito fin da bambino, c'è sempre stata molta collaborazione in qualsiasi cosa, quindi del calcio devo anche tanto alla famiglia. Sì, l'età critica sicuramente è stata quella prima dello sviluppo, quindi l'età, se ci penso, dei rimpianti. Perché sicuramente avevo una personalità molto, molto chiusa, molto introversa, molto timida e non dico che potevo fare il calciatore, però magari se avessi avuto la grinta di adesso, anche un po' la presunzione magari di adesso, l'arroganza sportiva di adesso, ma all'epoca magari qualche risultato in più avrei potuto ottenerlo, quello sì, questo è il mio rimpianto. L'emozione più bella è stata legata a un trofeo vinto quando facevo gli esordienti, se non sbaglio, con la Rese Calcio. È stata una classica emozione dovuta al fatto che ero poco considerato in quella squadra lì, avevo fatto una parte di stagione partendo sempre dalla panchina e tutto, e poi ci siamo giocati un po' la partita decisiva alla fine dell'anno con un mio gol, quindi vittoria 1-0 e quindi quella è stata forse il ricordo più bello anche vista il rapporto all'età, e poi anche era legata anche alla vittoria di un trofeo, quindi quello è il ricordo più bello. Ma il mio idolo è un mio idolo sia sportivo ma anche umano, quindi poi la cosa bella è che unisce tutte e due queste cose, che è un po' anche colui a cui mi ispiro calcisticamente, ovviamente da prendere con le pinze perché ci passa un'odissea in mezzo, che è il Cigno di Utrecht Van Basten, quindi grande gloria del calcio rossonero a cui io sono tifoso, ovviamente esempio per perseveranza per tutto ciò che lui ha subito nella sua carriera a livello di infortuni più che altro e non ha mai mollato fino insomma un giorno a dire basta, troppo presto, però quello che ha lasciato, nonostante una carriera breve, ha lasciato tanto al calcio e sfido chiunque a dire il contrario, insomma, questo lui è il mio idolo, sicuramente. Allora, emozione più grande e delusione più grande? Beh, sono tutte e due. L'emozione posso dirla sotto due aspetti, sotto l'aspetto sportivo sicuramente il nostro primo trofeo, la nostra prima vittoria ad una Coppa Gala Sport, la prima Coppa Gala Sport per noi, siamo arrivati in finale a giocarcela con un risultato rotondo. Questa ovviamente è stata la prima grossa emozione, soprattutto perché venivamo dopo tanti anni magari di sacrifici con lo stesso gruppo a crederci, a non mollare mai, ovviamente parlando di sport l'emozione più grossa è quella sportiva. Però voglio dire anche un'altra emozione, l'emozione nostra più forte è quella proprio del gruppo, dell'amicizia, il fatto che bene o male abbiamo uno zoccolo duro della squadra che va avanti veramente da tanti anni, portandosi dietro comunque sempre risultati positivi. Questa, è un'emozione non sportiva, umana, che mi porto dietro. La delusione più grossa ovviamente è legata anche qui a un risultato sportivo, quindi alla sconfitta l'anno scorso, nella stessa competizione, quindi eravamo detentori del titolo, volevamo portarci a casa
il secondo primo posto consecutivo, ma abbiamo perso in finale. È una delusione relativamente, perché poi arrivi sempre secondo, arrivi alla fine di un percorso, quindi, però è chiaro che nessuno si ricorda del secondo posto, quindi è giusto accettare la delusione, insomma. Ma non io personalmente, però nel gruppo, nel nostro gruppo, nella nostra squadra, è una cosa che è diventata quasi un rito. Molti sorridono di questa cosa, però ovviamente gli altri non sanno perché rimane negli spogliatoi. Abbiamo il rito che praticamente prima di ogni partita, negli spogliatoi c'è un componente della nostra squadra, il nostro numero 10, detto Massimo Gaino, che prima di uscire dagli spogliatoi parla delle sue ultime esperienze sessuali. Questo è partito come un puro racconto, così un puro problema, ci ha portato bene, e ultimamente capita proprio il rito che tutti attendono i racconti del nostro numero 10 prima di uscire dagli spogliatoi. E questa è un po' una cosa molto carina e simpatica. Ah, si va per salvarci con umiltà, nel senso che poi veniamo comunque da annate dove ci siamo sempre salvati per il rotto della cuffia, quindi l'obiettivo rimane questo. È chiaro che c'è un pizzico anche di voglia di fare qualcosina in più, e gli acquisti lo dimostrano, come tu ben dicevi, ci siamo mossi sul mercato con tre mosse in particolar modo, quindi un portiere di livello, un centrocampista di livello e un attaccante che ha già dimostrato in Gala Sport di che cosa è capace, che ovviamente fanno pensare soprattutto agli altri che i nostri obiettivi sono sicuramente più ambiziosi, però noi vogliamo rimanere per terra in maniera del tutto onesta e dire che il nostro obiettivo è salvarci con tranquillità. Poi quello che viene lo prendiamo. Sì, mi sento un signore di Gala Sport e lo devo soprattutto ai ragazzi che hanno portato Gala Sport a questo livello, che sono ovviamente un gruppo di amici che io conosco. Quindi se io sono intervistato come signore del Gala Sport è anche grazie a questo, è grazie al fatto che ho fatto di tutto per portare la mia squadra nel Gala Sport, che ogni anno siamo qui e ogni anno condividiamo tante belle cose come anche queste, insomma. Quindi anzi, ringrazio io per essere qui in questo momento. Vi lascio con la promessa che la Connex rimarrà sicuramente un pilastro del Gala Sport, indipendentemente dai risultati sportivi. Quindi sia per motivi sportivi, per motivi disciplinari, per motivi di risultati, per tutto ciò che c'è intorno. Quindi questa è la mia promessa, che Connex Calcio ci sarà sempre. Sempre. Numero ovviamente 9. Questa è la maglietta ufficiale del Cigno, quindi memorizzatela bene perché ce ne saranno delle belle. Grazie. Prova, prova, ciao ciao. Ci siamo? Sono qui a livelli. Livelli, all'olio, Volo all'acqua. proprio su. Prova, prova, sì. Che sembra? Sono nato pronto. Vai. Io vendo macchine, vendo automobili, ho una concessionaria, facciamo sia riparazioni che vendita e. Eh sì, diciamo che molti calciatori investono le proprie fortune e molti altri acquistano da me. No, così, così mangio, così campo, diciamo, quindi. Così sei andato. Sei sempre un po' impacciato in queste cose qui, però A molto parte che ti è carino. passato qualcuno dietro, però per il resto va bene. Ma dietro da me, Volevo farti palleggiare, però va bene.